Gianni Colascione, qui al Comitato di Radicali Italiani, oggi è 28 luglio 2012, la seconda giornata, siamo in compagnia di Alessandro Massari, membro di giunta di Radicali Italiani, ovviamente membro del Comitato, e volevamo parlare con lui del suo intervento che c'è stato ieri, in cui in modo un po' sintetico, sicuramente non esaustivo, potremmo chiamare un intervento sul deficit di giustizia in Italia, però anche per quanto riguarda l'Europa, se non sbaglio. Sì, un deficit di giustizia che è conseguente da un deficit di infrastrutture giuridiche. Il discorso che ho fatto ieri è stato sostanzialmente la logica prosecuzione del satyagraha che è iniziato 3 anni fa con la scrittura del libro La peste italiana. Quindi io considero, e lo dirò subito, l'amnistia come la prima tappa fondamentale per giungere all'amnistia per la Repubblica e quindi poter dare soluzione a tutte le contraddizioni emerse in quella storia istituzionale italiana che per 60 anni è stata fatta di violazione di regole mal scritte e mal applicate. Noi ci ritroviamo adesso in un momento storico in cui le contraddizioni che sono state individuate dai radicali nel corso di un trentennio sono giunte tutte a maturazione. E quindi ritengo che sia arrivato il momento di concentrarci sull'amnistia per giungere all'amnistia per la Repubblica e quindi sventolare tutte le nostre belle bandiere. Io ieri ho accennato alcuni temi fondamentali, ad esempio il deficit di democrazia esistente in Europa ha trovato una soluzione nell'intervento politico di Mario Draghi, ma non è normale che un tecnocrate debba assumere l'onere e anche l'onore della difesa dell'istituzione europea. L'alternativa in fondo è tra un'Europa irresponsabile fatta di litigiosità quasi da condominio e una prospettiva più ampia. Però è chiaro che il fondo salva stati, ed è stato un argomento ampiamente trattato nel corso del comitato, è uno strumento oscuro perché lascia nella disponibilità di pochi banchieri le tecniche, le regole per difendere l'euro, quindi per difendere l'impianto europeo. E da lì la naturale richiesta di Stati Uniti d'Europa, di armonizzazione fiscale, di un bilancio federale, di un Ministero del Tesoro e delle Finanze Comune. Anche perché affrontare quel problema ci consentirebbe di concentrarci meglio sull'origine strutturale del problema del debito pubblico italiano, che è stato dato da una regola di bilancio particolarmente farraginosa. Noi abbiamo presentato una modifica dell'articolo 81 per il pareggio strutturale di bilancio ben diversa da quella che è in auge adesso. Perché? Perché il problema italiano è sempre stato quella della conoscibilità del voto dei parlamentari su quanto andavano a votare. L'instaurazione della legge di bilancio e finanziaria ha fatto sì che si votasse in un unico provvedimento tutte quante le spese italiane, quindi un pacchetto completo di cui si conosceva solo il budget complessivo, senza possibilità di incidere selettivamente. Ecco allora l'importanza delle procedure, del conoscere precedentemente per ben deliberare. Poi il problema del controllo del flusso della finanza pubblica, cioè un fiscal council che possa dare indicazioni tecniche operative a governo e Parlamento che sono i titolari della manovra di bilancio. Il governo la propone, il Parlamento la approva sulla base di conoscenze. Senza questo noi possiamo conoscere gli effetti delle manovre solo alla fine e se hanno prodotto dei disavanzi ormai è tardi per poter intervenire. E cosa fondamentale è che noi proponiamo un pareggio strutturale di bilancio, il che non vuol dire la somma aritmetica delle spese deve coincidere con quella delle entrate ogni volta, in qualsiasi periodo del ciclo economico, no, vuol dire poter ridurre il debito pubblico e quindi gli oneri derivanti dagli interessi in momenti espansivi dell'economia e poter invece investire in spesa pubblica ogni volta che c'è una fase di recessione. Ma in Italia è impossibile fare queste politiche, perché se non abbiamo mai avuto un welfare serio e quindi abbiamo dovuto usare l'assunzione pubblica come surrogato del welfare, adesso spesa corrente vuol dire stipendi. Se tagli gli stipendi non solo mandi sul lastrico le famiglie con il rischio di rivolta sociale, ma c'è anche una riduzione dei consumi, quindi un'ulteriore depressione dell'economia, quindi nessuna soluzione concreta. Ecco perché bisogna andare ad affrontare i nodi strutturali dell'economia che sono fatti di un rapporto perverso tra politica, economia, tra banche ed economia, tra sindacati, partiti, Confindustria e l'orrendo sistema concertativo. Se esiste una democrazia rappresentativa, bene, il governo deve ascoltare le parti sociali, ma deve poi proporre
le sue soluzioni tecniche al Parlamento che le deve approvare. Quindi credo che sia un momento in cui queste distorsioni strutturali dell'ordinamento giuridico, sia formale che sostanziale italiano, vadano affrontate. All'interno poi di questo discorso noi abbiamo fatto notare come, oltre che riforme di struttura, quelle che possano andare a dare una soluzione definitiva nel tempo al debito pubblico, quindi non usare la scusa dell'attacco all'euro per dei pannicelli caldi che tra qualche anno ci riporteranno nella stessa situazione. Io ricordo che nel 92 noi subimmo un attacco speculativo analogo a quello attuale, non avendolo risolto strutturalmente, perché siamo accontentati di rientrare nei parametri del 3% del deficit annuale per entrare nell'euro, poi non abbiamo saputo approfittare della riduzione dei tassi di interesse sul debito pubblico per ridurlo, e quindi siamo ancora in una situazione di questo genere, stavo dicendo. Ma oltre a questo, noi dobbiamo affrontare anche alcune altre importanti argomenti. Per esempio, siamo coscienti del fatto che il Paese ha bisogno di misure immediate. Abbiamo lanciato un appello: liquidità alle imprese, più ossigeno al Paese, fatto di 4 provvedimenti: soluzione del problema del ritardo nei pagamenti, introduzione dell'IVA per cassa, che vuol dire pagare l'IVA solo quando hai ricevuto il compenso del tuo servizio o del tuo bene fornito, un provvedimento spalma debiti, che vuol dire ristrutturare i debiti contratti dalle imprese con le banche in un momento in cui non c'era la crisi, per poter salvare le imprese sostanzialmente ancora sane e poter salvare anche le imprese finanziarie, perché se tutti quanti, coloro i quali hanno preso dei mutui, falliscono, fanno fallire anche le banche. E l'ultimo, la riduzione delle penali di Equitalia, che è una considerazione necessaria da prendere in considerazione in questo momento, perché molto spesso gli imprenditori onesti non pagano, magari perché non hanno i soldi a causa del ritardato pagamento, a causa del difficile accesso al credito da parte appunto di imprenditori nel sistema bancario. Queste proposte sono state delle proposte che il governo ha fatto in varia misura propria, grazie all'azione di Radicali Italiani di Beltrandi, che è il coordinatore a livello parlamentare delle iniziative della Galassia Radicale, nello specifico di Radicali Italiani. Scusami Alessandro, volevo tanto, per essere chiaro per i nostri telespettatori, in qualche modo tu proporresti, più che un attacco per l'eliminazione di questo debito, un po' anche una gestione di questo debito? Io proporrei una riforma delle regole per far sì che la riduzione del debito sia strutturale e non si ripropongano più le condizioni per ricostituirlo. Io non voglio che ci sia la tassa una tantum per poter ridurre adesso il debito e non essere soggetti ad attacco speculativo dello spread in agosto. Io vorrei che si assumessero quei provvedimenti strutturali che nel corso di un ventennio porteranno l'Italia a una condizione fisiologica, che poi è quella, la regola fisiologica è quella del consumare quanto guadagni. È chiaro che poi il ricorso al debito, come abbiamo detto, in condizioni di congiuntura particolari sono necessarie. Le politiche keynesiane, come si dicono, sono delle politiche che prevedono investimenti per attività produttive e un rientro nel pareggio di bilancio nel corso di un periodo di 5 anni, diciamo. Quindi non è vero che in Italia abbiamo fatto politiche keynesiane, in Italia abbiamo fatto politiche partitocratiche fondate sulla commistione tra alcune imprese assistite e la politica, facendo un travaso di risorse da tutti i privati, cioè tutti i cittadini, a vantaggio solo di pochi privati. È il classico atteggiamento delle lobby molto potenti, quindi Confindustria, che ha dei trattamenti particolari per le grandi imprese, lasciando poi le piccole di fronte alla difficoltà di accedere al credito, ma il problema dei sindacati, che hanno appunto, sono riusciti con le assunzioni all'interno della pubblica amministrazione a supplire alle carenze strutturali della nostra legislazione, che non avendo sistema di welfare efficace è poi stato aggirato con delle assunzioni che poi hanno creato adesso queste inefficienze. Quindi sì, è un problema proprio di regole, un problema di regole che vanno cambiate. A questo proposito mi sono riferito anche alla legge elettorale, perché se il governo Monti ha l'onere di dover risolvere la crisi economica, allora io ho notato come la letteratura scientifica dal 1962, Buchanan e Tulloch negli Stati Uniti, ma Tabellini nel 2010, riprendendo l'analisi economica della politica, l'analisi economica del diritto, la teoria della public choice, ha dimostrato come, comparando 86 sistemi elettorali dei paesi occidentali,
latamente intesi, perché ne fanno parte anche l'Australia, paesi dell'Asia, tutte le Americhe chiaramente, emergono dei dati significativi. Il parlamentarismo di spesa è favorito da un sistema proporzionale, perché gli accordi consociativi fanno allargare la spesa e quindi il maggioritario garantisce un 6% in meno di debito pubblico. Perché? Perché l'attività di lobbying tu la puoi fare anche sul piccolo territorio, perché il collegio, la accountability, magari ti porta anche una richiesta di benefits per quel territorio, ma essendo piccolo il territorio tu farai poche regalie, siamo proprio laici in questo. Quando invece c'è un sistema proporzionale con larghe alleanze, e tu ti ritrovi con l'esempio della Salerno-Reggio Calabria, perché lì non c'è un parlamentare di riferimento, ma c'è un partito di riferimento, ci sono degli imprenditori di riferimento, magari dei soggetti malavitosi che contrattano per avere dei vantaggi economici, quindi bypassando il mercato, le regole, la concorrenza, la libertà. Questo è di grande importanza. E come detto, il 6% in meno del debito pubblico corrisponde anche un 3% in più di PIL. E a proposito di PIL, appunto, noi se colleghiamo questo dato sul sistema maggioritario con l'1% di PIL derivante dalla riforma della giustizia, secondo me, ecco come la giustizia nel suo complesso, partendo dall'amnistia, ma per poter arrivare alla più complessiva analisi e quindi soluzione del problema giustizia, coniugato alla regola elettorale, che è solo una parte della più complessiva riforma che deve passare anche per la riforma del rapporto governo-parlamento, e questo è innegabile, perché la nostra Costituzione, essendo stata scritta dopo il fascismo, vedeva in massimo sospetto il potere decisionale del governo. Quindi noi abbiamo un sistema che è sperequato sul Parlamento, tanto che quando il Parlamento va in crisi non è il governo che può intervenire, ma il Presidente della Repubblica, che espande le sue competenze e diventa il vero dominus della politica. Monti ne è un classico esempio. Di fronte alla crisi derivata dall'incapacità di questi partiti di dare soluzione ai problemi che essi avevano creato, il presidente Napolitano è intervenuto portando l'uomo della provvidenza per dare soluzione a questi problemi. Poi abbiamo parlato di referendum necessari, anche se siamo in una fase in cui probabilmente saremo soffocati da una campagna elettorale che porterà via qualsiasi argomentazione seria in funzione di tatticismi, magari per non cambiare la legge elettorale o per non dare soluzione, come dicevo, ai problemi strutturali. Però noi abbiamo analizzato il risultato del referendum sull'acqua, come dicevano. Bene, l'informazione ha falsificato il tema referendario e quindi anche il risultato conseguente, poiché quel referendum, come dicevamo, non era un referendum semplicemente sui servizi idrici integrati, ma era su tutti i servizi pubblici, locali, economici. Che cosa ne è conseguito? Innanzitutto noi abbiamo adesso, facendo per esempio l'esempio dell'acqua, delle condotture colabrodo e magari contenenti degli agenti inquinanti che non possono essere migliorati per carenza di fondi da investire. Quindi un welfare di prossimità che noi ci siamo giocati, ma fosse solo questo. Noi abbiamo sottratto al controllo di patto di stabilità interno il debito prodotto da queste società che, gestendo i servizi pubblici in house e quindi collegati all'ente pubblico locale, vengono sottratti dal conteggio del debito pubblico. Quindi, così come per tanti anni abbiamo nascosto l'entità del debito pubblico complessivo, adesso stiamo nascondendo una delle fonti di più grande indebitamento degli enti pubblici, che è proprio la gestione del servizio municipale con delle società ad hoc, proprio perché è stato un risultato del referendum che ha sottratto questo tipo di controllo. Ma la cosa più importante è la incompatibilità. Il decreto aveva stabilito delle incompatibilità tra chi gestisce il servizio, chi controlla il servizio e chi invece deve attribuire il servizio magari con gara. Spazzato via tutto, noi non avremo più nessuna incompatibilità e arriviamo al punto persino che gli amministratori che sono stati condannati per dolo nell'aver sottoscritto contratti a vantaggio di società che gestivano servizi pubblici locali, generando un danno per l'amministrazione, bene, questi soggetti che sono stati magari consiglieri comunali che hanno votato quelle cose a vantaggio di alcune società disoneste, adesso possono divenire soggetti che governano e gestiscono direttamente le società municipalizzate. Noi di fatto abbiamo
avuto un'amnistia per via referendaria di alcune incongruenze rispetto a quello che è il necessario rapporto tra gestione e controllo, cioè la separazione, ma addirittura consentendo che chi ha commesso dei reati possa continuare a perpetrarli senza nessun problema. E questo è un problema fondamentale, tanto che noi abbiamo creato una serie di strumenti, nello specifico con Valerio Federico e Andrea Granata, una mozione da presentare ai presidenti dei consigli comunali, regionali, provinciali per reintrodurre in via autonoma tutte quelle incompatibilità che erano presenti nella legge e che il referendum ha spazzato via. Come dire, hanno spazzato via il bambino con tutta l'acqua sporca. E questo è un gran peccato, perché noi ci battiamo per introdurre nell'ordinamento questi concetti e quando vengono introdotti la disinformazione di regime li fa spazzare via, sfruttando proprio il popolo che, non essendo informato, non vota liberamente. Alessandro, in tutta questa, diciamo, necessità di una carica riformistica in questo paese, radicali italiani, il mondo radicale, diciamo meglio il mondo radicale, secondo te ha le potenzialità per poter incidere, chiaramente con i suoi mezzi e il suo bottino elettorale, insomma, se così possiamo dire, di voti, insomma, ecco, di gradimento elettorale, ha gli strumenti e soprattutto le sinergie necessarie per far funzionare questi strumenti che sentiamo dalle relazioni soprattutto del tesoriere sono abbastanza esigui? Dipende da noi, io ritengo che, e l'ho affermato, che noi siamo stati il partito degli obiettivi annuali. E gli obiettivi annuali, che magari erano non maturi per la più gran parte della cittadinanza, sono giunti a maturazione contemporaneamente. Quindi noi dobbiamo poter prendere le nostre belle bandiere e issarle tutte, partendo dalla frattura, come dicevo, dell'amnistia per arrivare all'amnistia per la Repubblica, che vuol dire fare tabula rasa dell'esistente e ricostruire infrastrutture giuridiche. C'è però il problema del come reperire materialmente questi fondi. E infatti ho auspicato il ritorno al sistema delle leghe, perché le leghe negli anni 60 e 70 hanno consentito ai radicali di immettersi nel tessuto sociale, nel tessuto connettivo vivo e creare degli obiettivi puntuali da portare avanti laicamente insieme per il raggiungimento dell'obiettivo, era l'alleanza laica delle forze. Se noi avessimo questa capacità, come stiamo riuscendo sulla legge elettorale maggioritaria tramite la Lega, proprio per la riforma elettorale maggioritaria, se sui tanti obiettivi individuati e giunti a maturazione noi riuscissimo a proporre ai soggetti sociali, non solo quelli politici, perché noi abbiamo un 50% di elettorato che ormai è indeciso e che spesso si è disaffezionato alla Repubblica, alla democrazia, allo Stato di diritto, perché è stato violato, è stato falsificato e quindi non ci si crede più. Se sapremo essere capaci di andare ancora in strada, di poterci far riconoscere come i portatori dei diritti degli altri, l'alterità radicale in fondo altro non è che poter individuare quelle esigenze diffuse e comuni, essendo una parte che generosamente si pone al servizio di tutte le altre. Quindi un'alleanza con tutte le parti potrebbe portare anche a delle sottoscrizioni specifiche per singoli obiettivi puntuali che poi potrebbero comporre il nostro programma di governo, offrendolo al Paese. Certo, è molto complicato, perché noi scontiamo una situazione dell'informazione che è quantomeno censoria nei nostri confronti, però noi per 60 anni abbiamo sempre scommesso il probabile contro il possibile, quindi io credo che solo tentando di far conoscere nella strada le nostre opzioni e istanze potremo sperare di avere un ritorno, contando sulla forza delle persone che, convinti dalla bontà delle nostre proposte, si battono con noi per poter divulgare. Insomma, il referendum sul divorzio è stato vinto grazie ad ABC, mica grazie ai grandi riviste, non è stata Critica Liberale che ha sponsorizzato il referendum. Quindi qualunque sia la forma, qualunque sia il mezzo, purché ci siano dei contenuti chiari, concreti e che diano una prospettiva di sviluppo e di speranza, perché l'Italia è un paese che ormai ha fame. Quando si arriva a vedere la gente nei supermercati che ruba il cibo, noi siamo pronti non per una situazione rivoluzionaria, ma per una situazione di rivolta. Abbiamo già visto nello scorso estate in Gran Bretagna cosa è accaduto, stiamo vedendo la Grecia e la Spagna. Noi dobbiamo evitare che la disperazione si trasformi in una ulteriore degenerazione
antiparlamentare. L'Italia è fatta di cittadini semi-anarchici perché siamo i figli legittimi dei viceré, siamo abituati ad avere delle cortesie, dei favori, delle raccomandazioni, noi siamo clientes da sempre, se noi non ci difendiamo da questo avremo sicuramente un uomo forte che spazzerà via il Parlamento e proporrà la sua soluzione. L'abbiamo già visto, speriamo che non si ripeta. Io per esprimere questo concetto su cui sono molto d'accordo, tuo ultimo dei cittadini clientis, uso sempre l'espressione secondo cui l'Italia è una nazione senza cittadini e quindi insomma, speriamo che questa coscienza di cittadini e civica in generale si sviluppi in noi. Alessandro, ti ringrazio, ti ringrazio a Libri.tv, ti diamo appuntamento per questa e le altre interviste ovviamente sul sito Libri.tv. Grazie ancora. Grazie a te e grazie a Libri.tv.